Tra le popolazioni sottomesse dai babilonesi ci furono anche gli Assiri, un popolo di pastori e agricoltori che abitava fin dal 1800 avanti Cristo una piccola regione nel nord della Mesopotamia, nell'alta valle del fiume Tigri. La loro città principale era Assur. Gli Assiri si scontravano spesso con le popolazioni che abitavano sulle montagne vicine, per questo motivo nel tempo rafforzarono il loro esercito e diventarono temibili guerrieri. Attorno al 1100 avanti Cristo, gli Assiri, dopo aver vissuto a lungo in un ambiente povero di materie prime, invasero le ricche pianure della Mesopotamia e arrivarono a sottomettere le terre di tutto l'impero babilonese. Il loro grande re Assurbanipal, che regnò dal 668 al 631 avanti Cristo, fece capitale del suo regno la città di Ninive e la abbellì con palazzi, templi e fontane. Grazie a lui, gli Assiri raggiunsero la loro massima espansione, arrivando a conquistare le terre che si affacciavano sul Mar Mediterraneo e l'Egitto settentrionale. Erano dominatori feroci, saccheggiavano le terre conquistate e catturavano i nemici rendendoli schiavi. Dopo la morte di Assurbanipal, i babilonesi riuscirono a ribellarsi. Nel 612 avanti Cristo distrussero Ninive, riconquistarono le loro terre e, nel giro di pochi anni, la civiltà assira scomparve. Oltre a essere un grande guerriero, il re Assurbanipal amava l'arte e la cultura. Egli inviò scribi in ogni parte del regno, per raccogliere tavolette d'argilla che contenevano tutte le conoscenze del tempo. Fece costruire una grande biblioteca all'interno del palazzo reale, che contava circa 30.000 tavolette. Molte di esse furono ritrovate nel 1850 attraverso alcuni scavi archeologici e portate in Inghilterra. Grazie alle descrizioni e ai racconti incisi sulle tavolette, gli storici hanno potuto ricostruire molti dettagli della storia dell'antica Mesopotamia. A capo dell'impero assiro c'era il re, che secondo il popolo era scelto direttamente dagli dei. Egli aveva potere su tutto, emanava le leggi, stabiliva i giorni di lavoro, le tasse da pagare, dichiarava guerra agli altri popoli e guidava l'esercito in battaglia. Per governare un impero così vasto, il re inviava dei funzionari per amministrare in suo nome le terre più lontane. La popolazione era divisa in due grandi gruppi. Per primi c'erano i guerrieri, i sacerdoti e i nobili, che possedevano numerose terre e vivevano nelle città più grandi. Poi il popolo, cioè contadini, allevatori e artigiani, che durante i periodi di guerra combattevano come soldati nell'esercito. Infine c'erano gli schiavi, cioè i prigionieri di guerra, catturati e costretti a lavorare duramente per i loro padroni. Essi dovevano provvedere alla coltivazione dei campi e alla costruzione di canali e fortificazioni. Gli Assiri erano politeisti. La divinità più importante era Assur, il dio protettore del re e dell'esercito in battaglia. Il re era considerato il servo di Assur e il suo primo sacerdote. Ogni suo ordine discendeva direttamente dal dio e doveva essere eseguito. La sposa di Assur era Ninlil, conosciuta anche con il nome di Assira. Venivano inoltre adorate divinità legate ai fenomeni atmosferici, come Ada, il dio della pioggia, del fulmine e della tempesta. Dai babilonesi ripresero il culto di Ishtar e Shamash. Le donne assire dovevano obbedire al padre. Una volta sposate, dovevano obbedire anche al marito. Non avevano alcun diritto né libertà, e potevano addirittura essere acquistate e vendute come delle merci. Gli Assiri furono un popolo guerriero. Le loro invenzioni più importanti riguardarono proprio le tattiche, cioè le tecniche di combattimento, e le macchine da guerra. Grazie a esse riuscirono a vincere molte battaglie e a conquistare numerose città nemiche. Gli Assiri impararono dagli Ittiti a usare i cavalli in battaglia e a costruire carri con ruote dotate di raggi. Oltre a essere abili guerrieri, si dedicavano anche all'agricoltura e all'allevamento. Coltivavano soprattutto cereali, frutta, olivi e anche il cotone, dal quale ricavavano stoffe e tessuti. Allevavano bovini, ovini, cavalli e cammelli. Si dedicavano anche al commercio, scambiavano i loro prodotti con merci più rare, come l'incenso e le spezie. Gli Assiri erano esperti artigiani. Creavano gioielli e oggetti in avorio e in smalto, ricamavano stoffe e intagliavano mobili.
Inoltre, erano specializzati nella lavorazione del ferro, con cui costruivano armi molto resistenti come spade, scudi, frecce ed elmi. Realizzavano anche splendidi bassorilievi, con i quali decoravano palazzi e i templi più importanti della città. E anche per oggi abbiamo finito? Spero proprio che la storia degli Assiri vi abbia incuriosito. Ma bambine e bambini, preparatevi! La volta prossima andremo in Egitto per conoscere uno dei più grandi popoli della storia. A presto!